Mercalli fu vulcanologo e sismologo e sul finire dell'Ottocento si trasferisce a Napoli, dove insegna scienze naturali al convitto Vittorio Emanuele e inizia a studiare il Vesuvio. Rimase così sconvolto dal disastro causato dal terremoto del 1883, il terremoto di Casamicciola, che iniziò a dedicare proprio la sua vita agli studi dei danni causati dai terremoti. È da qui che nasce la famosa scala Mercalli, la scala utilizzata in tutto il mondo per studiare l'intensità distruttiva di un terremoto.